In questo nuovo video sono il vostro Mister Bistecca ed oggi, signori miei, ci troviamo qua con la nostra video carriera allenatore con il Parma. Ragazzi, mamma mia, quanti giocatori mi avete consigliato anche per il nostro Parma, ragazzi, sono veramente tanti, vi siete veramente sbizzarriti e adesso vi faccio vedere un pochino chi mi avete consigliato voi e chi sono andato ad aggiungere anch'io, ragazzi, perché con il Parma mi sono un po' sentito anch'io di andare ad aggiungere alcuni giocatori. E comunque adesso ci andiamo a vedere. Allora, mettiamo in ordine, partiamo dai portieri, ragazzi. Ne abbiamo tanti. Allora, abbiamo Lamanna, Dragoschi, Cerofolini, Pinzoglio e Meret. Raga, secondo me, allora, a parte il fatto che Meret non lo possiamo comprare, in teoria non lo possiamo prendere perché non è impresso dalla SPAL. Quanto pare no? Boh, va bene. Comunque, allora ragazzi, vi posso già dire che Cerofolini lo compreremo sicuramente, ragazzi. Ma semplicemente per il fatto che viene a scuola mia. Quindi, bella. E classe con me, però va bene, ragazzi. Se lo andiamo a comprare proprio perché, boh, cioè per simpatia. Però sarà come riserva perché credo sia abbastanza bassino come overall, tipo forse sul 50. Quindi magari lo metteremo lì ad allenare, ma nulla di più. E come titolare, appunto, ci potremmo prendere uno di tutti gli altri. Poi, allora, come terzino destro, ragazzi, abbiamo Marcellone Gazzola, che a me non dispiace affatto. Ha 32 anni, sì, però, ragazzi, è anche molto forte, eh. Potrebbe veramente rinforzare molto la nostra difesa, quindi teniamolo in considerazione. In difesa abbiamo Wijnaldum, Oxford, Bastoni, Caldirola e basta. Allora, Bastoni dovrebbe essere, no, non dovrebbe, è impresso all'Atalanta e ne sono sicuro. Anche Oxford è impresso al Gladbach, quindi raga, loro due per il momento non ce le possiamo giocare. Però, Wijnaldum come riserva e Caldirola come potenziale titolare anche, ragazzi, quasi quasi un pensiero ce lo possiamo fare. E ora, visto una cosa, infatti, ragazzi, il giocatore è attualmente in prestito, come anche Meret, ok, allora torna tutto. E a sinistra avete costato Giuseppe Pezzella, che non lo conoscevo. Allora, si è appena trasferito, ok, però volendo lo potremmo anche prendere in prestito. Non mi ha detto che poi forse debba andare ad acquistare il giocatore, ok. Poi, centrocampo abbiamo Locatelli dal Milan, che in teoria qui fa il mediano, però ragazzi, boh, andrebbe bene lo stesso che farlo giocare a centrocampo. E non mi dispiacerebbe affatto Manuel Locatelli. Under, raga, l'abbiamo messo perché appunto me l'avete consigliato, però al momento, a parte il fatto che si è appena trasferito alla Roma, quindi non lo possiamo comprare, però comunque per il momento non ci interessa come giocatore, per il momento puntiamo ad altra gente. Poi a centrocampo, proprio come centrocampista, abbiamo Murgia, Zanellato, Barella e basta. Che devo dire, ragazzi, mi piacciono tutti e tre. Insieme a Locatelli, sicuramente uno lo prenderemo, almeno uno. L'obiettivo però sarebbe prenderne, diciamo, due. Non sarebbe male, ragazzi, cercare di prenderne due. Quindi vediamo. Forse uno degli obiettivi principali dovrebbe essere Murgia. Però, insomma, anche gli altri, ragazzi, vedremo, vedremo. E ho pigiato tondo a caso. Allora torniamo nel lab mercato e riprendiamo dai trequartisti che preso con esattezza sono Ciciretti e Vincent Hill. Allora, Hill sicuramente, ragazzi, è giovane, ha 17 anni, tutto immagine di miglioramento di questo mondo. Dovrebbe essere anche abbastanza forte, tipo non sul 70, ma neanche sul 60, tipo 9 di mezzo, 66 mi sembra, quindi dovrebbe essere neanche male. Ciciretti, ragazzi, è tanta roba, tanta, tantissima roba. E ho paura però che non, magari forse con i soldi riusciremo anche a comprarlo. Ma il problema, ragazzi, potrebbe essere lui, nel senso che non so quanta voglia potrebbe avere di tornare in Serie B e al Benevento che comunque è in Serie A, non so. Comunque vedremo, ci proveremo a tentare per Ciciretti, ragazzi, che magari lui ci sa portare al Parma. Poi per la fascia destra abbiamo Cristian Pavon dal Boca e Riccardo Orsolini, che però è in prestito all'Atalanta. Quindi per il momento per l'Orso non possiamo trattare, però ce lo teniamo comunque nella lista per il futuro. Pavon, raga, sarebbe un sogno, sarebbe veramente un sogno magari prendere Pavon. Però per lui il problema è il budget, raga, perché lui costa tanto. Staremo a vedere. A sinistra abbiamo Zecchinini della Fiorentina, anche lui si è appena trasferito, però magari possiamo tentare con un prestito. E non mi dispiacerebbe affatto Zecchinini, il norvegese. E poi, ragazzi, là davanti invece, porca troia, quanti me ne avete consigliati! Troppi, raga, troppi. Allora abbiamo Brereton,
Petagna, Cutrone, Pinamonti, Lautaro Martinez, Connor Chaplin, Federico Macheda, Marcus Thuram, Gianluca Scamacca e basta, ragazzi, cioè sono una montagna, ma veramente una montagna. E di tutte le razze, cioè, perché abbiamo gente fortissima, almeno sulla carta, come Petagna, come potrebbe essere Macheda, cioè, in realtà dico fortissima in base a quelli che abbiamo in squadra, come potrebbe essere Petagna o Macheda, giovanissimi come Cutrone, Pinamonti, come tutti gli altri, in sostanza perché gli altri sono tutti giovanissimi. Quindi c'è da lavorare, per l'attacco c'è da lavorare e sicuramente uno va comprato. Con l'opzione di dire magari se ne possa comprare due, perché vediamo come si evolverà tutta la situazione. E ragazzi, mamma mia, quanti bei giocatori mi avete consigliato. Comunque, io partirei subito a trattare per Cerofolini, ragazzi. Ce lo portiamo subito a casa, facciamo la trattativa. No! No! Ma non è vero, raga, non l'hanno appena acquistato, è da una vita che è nella primavera. Porca vacca! Ingiustizia questa, non vale. Accidenti a loro. E vabbè, lo prenderemo, ragazzi, in futuro. Non è che possiamo fare. No, sbaglio. Vabbè, vediamo. Facciamo subito questa super trattativa per Cerofolini. Vediamo. Se ci fanno inserire. Facciamo breve termine. Aspettate. Sì, vieni. Ah, di già. Ah, no! Lo Spart diviso stipendio, raga. Minchia, si fa pagare tutto a loro. Mi porto una sega, vieni, vieni. Certo. E va, che si fa? Si paga pure noi. Ma vaffanculo. Cosa? 1.200. Tirchi di merda dalla Fiorentina. C'hanno milioni che gli escono dal culo, ragazzi. Non spendono 800 euro. Ma guardate questi lezzi. No, controfferta subito. Ma subito. 30-70. E che gli vada bene, perché sennò mi incazzo. No, 50-50 no, ragazzi. Ma per principio. Ma che lo so? Ma siamo in Parma noi. Che coglione. Se no, arrivederci, ciao. E intanto, raga, Cerofolini ce lo prendiamo in prestito. Bene. Che è già da noi, boh, bello. Però facciamo una cosa. Intanto andiamo un po' avanti con il calendario. Vediamo se nel frattempo ci arriva qualche offerta per qualche nostro giocatore, ragazzi. Che sarebbe anche il caso di prima iniziare a vendere, che ne abbiamo troppi in squadra. No, bella. E allora, raga, per Cerofolini andremo direttamente per acquistarlo a gennaio, magari. Tanto non c'è furia. E va bene. Allora, cerchiamo di avanzare un po', vediamo appunto se riusciamo a vendere qualcuno, se ci chiedono qualcuno. Ma le male poi se tipo. Ecco, bene, dai. Chi è? Ma no, che coglione! Ma Baraye no! Cioè, con tutti quelli che potevano chiedere, proprio Baraye, che mi serve? Accidenti a loro maledetti! Ma che no, trattiamone, parliamone, però. Chi ce lo vuole? Poi lo vuole in Perugia, palle. Sono anche la concorrenza. Allora, vale 750, ci offrono quasi 1 milione. Non si fa di più di 1 milione sicuramente. No, fai nuova offerta subito, immediato proprio. Io, raga, direi 1.100.000. Però ci aggiungo una clausola anche. Mettiamo il 15, che è una cifra importante. E vediamo, dai. Se accetto, raga, va benissimo. Comunque sono soldi, non sono pochi. E c'è una clausola della Madonna. Cioè, è più importante la clausola che dell'offerta del cartellino. Ah, niente clausola però. Male, male. Male, no, controfferta. Allora, se non vorrei pagare la clausola, mi dai più soldi però, un famelli, eh. 1.200.000, 1.300.000, via. 1.300.000. Se no, non sei d'accordo. No, 150 no, 150 no, no. E allora, facciamo così. 1.200.000 e 25. E siamo tutti contenti. Vai, fo. E questa l'accettano. Bene, perfetto, raga. Per 1.225.000 ci possiamo anche stare. Ci possiamo anche stare a vendere Baraye. Comunque è circa il doppio rispetto al suo effettivo valore. E noi abbiamo selezionato per la fascia sinistra.
mi ricordo già più. Ah, Zecchinini. Subito il prestito. Allora, subito il prestito per lo Ze. Ma che cazzo, ma. Ma guarda te, sti infami. Accidenti a loro. No, ma che cazzo. Ma, vabbè, intanto simuliamo il match contro il Brentford. E sapete, raga, che non so in che divisione inglese gioca il Brentford? Non ne ho la minima. Oddio, abbiamo anche preso gol. Pensate, comunque dopo ne abbiamo fatti altri tre. Quindi, totale gol di Jacoponi, Insigne e doppietta per Di Gaudio. Molto bene, iniziamo benissimo la nostra avventura col Parma con una grande vittoria per 4-1. Sì, questa è già fatta. Andiamo ancora un po' avanti. Vediamo di vendere Baraye e poi partiamo, raga, con le trattative. In entrata, che sono quelle che ci interessano di più. Due email, vediamo un po'. Tre, anzi, addirittura. Che è? Frediani vorrebbe giocare. No. Lucarelli non vuole giocare. No. E Sebastian Hansen vuole con Catalcio. Sì, vabbè, chi se ne frega. Vai, simuliamo il match contro il Lens. Lucarelli magari tanto se lo toglieranno a metà partita. Insomma, che non staranno a vedere loro. Skip, pareggio. Vabbè, il Lens comunque, ragazzi, non è male come squadra, più o meno al nostro livello, quindi un pareggio, tra l'altro, diciamo, in trasferta ci può anche stare. Va bene, un buon 1-1, non c'è male, dai. Sono comunque punti che fanno comodo per il torneo. Un'altra email, chi è Lucarelli? Sì, tutti riposti, ora tranquillo, sta tranquillo, bomber, con calma, dai. Email, Baraglia è venduto, ok, raga, allora adesso non ce ne partiamo subito. A trattare per qualche giocatore in entrata. E io, raga, ho già in mente per chi trattare, ovvero per i portieri, perché ci serve assolutamente di sistemare la porta. Allora, Pinzoglio ha rifiutato il Crotone, però non so se l'ha rifiutato lui o l'ha rifiutato la Juve. Comunque, noi per sicurezza una trattativa ce la facciamo. Contattiamo la Juve per acquistare Carlino Pinzoglio, che sarebbe, ragazzi, un buon portiere per noi, assolutamente. Allora, vediamo subito. Formuliamo l'offerta iniziale. Cioè, vieni, vieni. Allora, scambio giocatori. Vediamo se la Juve gli può interessare qualcuno dei nostri. Non credo mai nella vita che gli possa, per esempio, interessare Adorni, che sarebbe anche l'unico che forse dovremmo tenere. Quindi, raga, non li possiamo dare Frattali. A caso, proprio a caso. E loro che dicono? Allora, vogliono un terzino destro. E chi abbiamo noi a destra? Jaconi, Sierralta e Garufo. Per logica dovremmo dargli Garufo. Non credo lo prendano, ma noi ci proviamo. Vediamo. Buono. Buono. Ok. E vogliono anche i soldi. E vabbè. E i soldi glieli diamo senza problemi. 7,71 è un po' tanto, però cerchiamo di abbassare un po', ragazzi, il prezzo. Per esempio, fare un'offerta, abbassiamo, io direi di fare 500. 500 e ci mettiamo una piccola clausolina a favore loro del 5%. Offerta. Vai. Non era 7,71. What the fuck? Perché avete tirato su il prezzo? Non ha senso. Comunque no, rifacciamo una controfferta. Però abbassiamo un po', facciamo 6,50, dai, che comunque, ragazzi, va sempre bene. Arriverei anche a 1 milione, se per questo. Però intanto vediamo. Vediamo 7,20, ci stiamo avvicinando, ci stiamo trovando a metà strada. 6,90, dai, questa lì dovrebbe andare bene, credo. Bam! Ok, Pinzoglio a 690.000 più Garufo. Buono. Però a sto punto, raga, proviamo anche per la manna. Proviamo anche per la manna. Vediamo se riusciamo a strappare un prezzo migliore. A parte la manna dovrebbe essere anche più forte, eh. Quindi vediamo. Allora, scambio giocatori. Noi come sempre partiamo piazzando un portiere, ovvero Frattali. Vai, vediamo se a loro gli va bene oppure no. Vogliamo qualcos'altro. Attaccante, senza problemi. Vieni, vieni. Offri altro giocatore. Che abbiamo? Ciccone Calaiò. Ragazzi, allora, in teoria a noi ci converrebbe vendere Calaiò. Ce l'avrò o no? Però Calaiò, raga, ci converrebbe venderlo. Ma
Più che altro per il fatto che comunque vendendo Calaiò, dopo avremmo, diciamo, a disposizione due posti per due giovani da poter comprare là davanti, che Ciravolo così sarebbe chiaramente il titolare, però avremmo magari tipo, non lo so, la butto fa un esempio, raga, Pinamonti e Cutrone come riserve, che potrebbe essere interessante, ragazzi. Vediamo se Calaiò loro gli va bene. Io, raga, un tentativo lo farei. Non gli interessa. Possa fare al caso loro. Aia. Ceravolo. Non interessa. E allora niente, semplicemente offerta per il cartellino. E proviamo con 1,5 milioni. Qui almeno non ci sono problemi. Avanziamo. Sarà bassissima sicuramente. Orca troia. Bene, niente la manna, salta tutto ragazzi. A questo punto puntiamo su Pinzoglio, che è l'unico rimasto. Ci sarebbe anche Dragoschi. Facciamo un tentativo anche per il giovane polacco. Vediamo ragazzi, che lui magari con un buon prezzo potrebbe valerne la pena. Non lo so, però possiamo tentare. Vediamo. Allora, scambio, portieri, Frattali. Vai. Alla sinistra. Alla sinistra è un casino perché non ce ne abbiamo, ragazzi. Abbiamo soltanto abbiamo Di Gaudio e Frediani. Di Gaudio è troppo. Proviamo a dargli Frediani. Boh, non lo so, vediamo. Non gli interessa. Allora niente, niente. Terminiamo. Oppure facciamo un'offerta per il cartellino. Se ci va bene, 1 milione. Vediamo. Avanza. Dai, se va bene. Niente. Raga, allora è il destino che si deve prendere Pinzoglio. Ma francamente mi va benissimo. Trattiamo subito con il giocatore. Cerchiamo di stappargli un buon contratto e portiamocelo a casa, che sarebbe importante. Dai, allora. Squadra. Quantomeno importante. Vediamo se è importante lì a bene. Se no, alziamo anche il crociato. No, perfetto, perfetto, perfetto. Poi, 2 anni. Diamogli 2 anni. Perché no? Va bene. L'importante è che venga. Clausola. Io, raga, la metterei una clausola. La metterei. Vediamo. Facciamo una clausola da 2,5. È alta, raga, è altissima. Cioè, non lo paghiamo niente. E anche a 2,5 sarebbe mica rivenduto male. Tanto non credo che cresca così tanto. Vediamo. Per favore, se vabbè, 1,5 milioni. La madonna, troppo poco. No, controfferta 1,850. Vai, vai. Sempre 1,5, fissi lì, Leggermente più altina, dai, dai, dai. 1,650. Vai. Va bene, dai, 1,5, raga. Sono fissati sull'1,5. Però voglio un buon contratto ora, se no, salta tutto. Sì, 41 miau, raga, 41 sto cazzo, 41, ma stai scherzando? Prendi 34 alla Juventus, me ne chiede 41 al Parma, ma te sta perso la testa. No, 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 controfferta subito tutto, casino. Allora, innanzitutto, stipendio e bonus, cambiamo tutto. Stipendio molto più basso lo facciamo. Facciamo 30. E che gli vada bene. Bonus, anche dargli di più se vuole. Cioè, se c'è bisogno, magari dargli anche tipo 400 di bonus, di ingaggio, non è un problema. Ok, e reti inviolate facciamo a 20, che in teoria sulla carta ce la possiamo, a 15, che sulla carta 15 comunque le facciamo e facciamo cifra tonda, dai, vieni bello, su. Oh, 41, sei proprio infame, cioè per bonus di ingaggio ti va bene a 400.000, sei proprio un bel furbone te, madonna, accidenti a te, 35, 500 più, 36. Bonus di ingaggio 3,80. Bonus le reti inviolate 5,50. Che gli vada bene. Dai. Raga, oh, è inamovibile Pinzoglio. Madonna, ma chi c'ha come procuratore, Dio buono? Raiola, non lo so io. Stipendio. Ce la facciamo un minimo sconto? Mia tanto, a 30, 39 e mezzo. 2.000 euro di sconto. Me li potete fare gentilmente? Mi servono. Eh? No, eh? Accidenta, sti infame. Che poi, ragazzi, non ce l'abbiamo nemmeno tutti sti soldi noi, boh.
Te lo lascerò così, che ti devo fare? Sì, c'è, avanza. Ma lo vedete? Ma no, oh, ma rotto, ma vaffanculo, vieni, ma mi rompi poi le palle, vai, vai, ciao. Raga, un parto è stato un brappinzoglio, madonna, oh. Sordi come si va? Malissimo si sta andando adesso, infatti, chiaro, chiarissimo. Accidenta, pinzoglio, maledetto. Riprendiamoci anche un po' di budget per gli stipendi, facciamo così, vai. Puttana ragazzi, pinzoglio maledetto. Almeno devi essere forte. Dov'è? Oh, dov'è? 69, dai, va bene, va bene. Allora ragazzi, accettabile, dai. Abbiamo speso un po', però siamo presi un buon giocatore. Ragazzi, prima di proseguire, ho voluto aggiungere due nuovi terzini sinistri, ovvero Christian Dell'Orco e Bruno Martella. Adesso, prima ci giochiamo il match contro il Greuther Fürth e poi trattiamo anche per loro. Cosa che probabilmente dovrebbe essere l'ultima di giornata. 1-0, buono scozzarella, ragazzi. Passiamo il turno come primi del girone a 7 punti, molto bene, molto molto bene. Abbiamo anche un'email, primo torneo da 800.000 euro, buoni come il pane ragazzi, proprio buoni come il pane sti soldi. Ma prima cosa da fare, trattare per i terzini, ovvero Martella e dell'Orco. Allora, partiamo subito da Martella. Raga, ci serve assolutamente un terzino sinistro perché far giocare Gagliolo sulla fascia non mi piace. Voglio mettere come centrale, Di Cesare lo voglio mettere in panchina o venderlo ragazzi, comunque non mi interessa in quella maniera. Quindi assolutamente priorità all'acquisto di un terzino sinistro adesso. Allora, per Martella, scambio giocatori, terzini che abbiamo? Jacopone, Germoni, Poretti, Sierralta, Ramos e basta. E basta, è dopo. E a sinistra con chi giochiamo? Germon, nessuno. Niente. Centrali, chi possiamo dare? Io raga gli darei proprio Di Cesare, tanto non ci serve. E ci proviamo. Dai. No, vuoi proprio un terzino sinistro loro. È un po' un problema, raga. No, non ho sbagliato, ho sbagliato. Sta buono. Germoni non mi. No, Germoni, raga, vorrei evitare. E diamogli Saporetti. Però non costa, non vale nulla. Però gli va bene. Però gli va bene. Lascia stare. Allora va bene tutto. 1.200.000. Parliamone. Cerchiamo di abbassare un po'. 1.000.000. Anzi, 980, 50. Sì. E una clausolina. 15. Dai, un'offerta alta, Crotone mio. Niente clausola e 1.250.000. Maremma maiala. Va bene. 1.100.000. Vediamo se per una volta riusciamo a vincere sto tira e molla. Come 1.300.000? Era 1.250.000. Ma che prendete in giro? Vabbè raga, no, qui vabbè, qui si perde la testa. 1.200.000 ce la possiamo fare? Gentilissimi? E sì. 1.200.000 Martella. Ottimo ragazzi, ottimo, è un gran giocatore questo. Però proviamo anche per Dell'Orco a questo punto. Vediamo, vediamo. E per Dell'Orco raga proviamo a piazzare Di Cesare, eh? Vediamo. Allora, scambio. Centrali, Di Cesare, dai così. Allora, voglio un attaccante, loro. Pensa te, il Sassuolo vuole un attaccante. Calaiò, Calaiò, gli va bene? Gli va benissimo e vogliono anche pochi soldi. E raga, ci potrei anche stare. Ci potrei anche stare. 50.000. Però gli deve andare bene 50.000. E il 2%. Vai, aggiudicato, raga. Va bene, va bene, va bene. Ragazzi, a sto punto siamo a un video molto molto importante perché c'è da decidere. Una cosa. Raga, è un casino adesso perché. E qui ve la rimetto a voi tanto. Perché praticamente, allora, nel caso in cui ci dovessimo prendere Martella, sappiamo di semplicemente sistemare la fascia sinistra,
Però non ci risolve troppissimo la situazione. Nel senso, compriamo sicuramente un ottimo giocatore. Però non so quanto ci possa risolvere la situazione a livello di squadra. Sicuramente migliora la difesa. Però, appunto, non ci libera di un giocatore di cui ci saremmo voluti liberare. Perché alla fine, per Martella, in cambio, diamo quell'altro, com'è che si chiama? Un miglior ragazzo in meno, vedo quanto è scarso. Per Dell'Orco, invece, abbiamo inserito un giocatore importante come Calaiò. E fa la differenza, raga. Fa molto la differenza. Perché semplicemente Calaiò ci libera, ragazzi, un posto davanti. A parte il fatto che non paghiamo quasi niente dell'oro. Ma poi, ragazzi, dopo, con la possibile vendita di Calaiò, abbiamo, diciamo, più possibilità di andare a comprare 2-2 tra Makeda, Scamacca, Brereton, Petagna, Cutrone, Pinamonti, Martinez, Chaplin, Thuram e cazzo, raga, tanta roba, tantissima roba, direi. Quindi io farei così, no, cazzo dico, non trattiamo, raga, perché qua non è che poi accettiamo, no, no, aspetto voi a trattare, mi raccomando, fatemi sapere chi potrebbe interessarvi, anzi, no, facciamo un'altra cosa prima di chiudere. Volevo prima trattare anche sia per Van Oysten che per Caldara, tanto ci vuole un attimo ragazzi, così chiudiamo velocemente e proprio ci sistemiamo tutta la difesa. Vediamo se riusciamo a strappare Van Oysten. Allora, centrali, non gli diamo difesa raga perché sarebbe esagerato, però eccoli, proviamo raga, proviamo. Magari gli va bene, certo che gli va bene, più 800.000. E sì, controfferta, cerchiamo di abbassare un po'. Vediamo. 650, cara la mia Inter, ti possono andare bene? Ditemi di sì, mi fareste un grandissimo favore. Vai, vi metto anche il 12% di clausola per la rivendita. E gli va benissimo, ragazzi, gli va benissimo. E ci va a noi. Pazienza, guadagneremo il 12% in meno dalla futura rivendita di Van Oysden. Non è manco detto che lo si vada a rivendere, perciò ragazzi, va benissimo. A sto punto ci facciamo anche Caldara e siamo a cavallo, raga. Contattiamo subito per acquistarlo. E dai, 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 Werder. Qui, raga, bisogna essere bravi, perché Caldirola potrebbe avere un boh. A parte, che ho detto Caldara? Boh, potrebbe avere un prezzo abbastanza elevato, Caldirola. Comunque, noi proviamo con Di Cesare. Dai, per. No, non gli va bene. Vogliono un terzino destro. Maledetti, maledetti, maledetti. Cazzo, raga, o Jacopone o Serralta. Oddio, ci potrebbe mancare da bene, ragazzi, vendere Jacopone, eh? Perché vendendo Jacopone potenzialmente liberiamo un posto per la fascia destra che vorrebbe dire poter andare a prendere Gazzola. Perciò, dai, facciamo un tentativo. Jacopone, gli va. Porca vacca puttana, 8 milioni sono troppi, raga. 8 sono proprio tanti, figlioli miei, eh? Parliamone, parliamone. Dai, 5, 5. A 5 ancora ci arrivo e vi do anche il bonus del 15%. Vai, fo. 6 e mezzo e 5. Col Werder, ragazzi, si può parlare bene, vedo. 5 e mezzo e il 10. Questo so che gli va bene. Bam! 5 e mezzo e 10%, raga. Porca miseria, ci stiamo prendendo la mano, signori, ci stiamo prendendo la mano. Siamo partiti a fare trattative come mai prima d'ora. Raga, benissimo. E a sto punto, signori, ci fermiamo qua assolutamente. Abbiamo quattro trattative in corso, tutte da trattare per Van Oysten, Caldirola, Dell'Orco e Martella. Allora, praticamente, raga, la situazione sarebbe questa. Van Oysten lo andremo a prendere sicuramente. È proprio, ragazzi, una sicurezza. Caldirola, fatemi sapere voi se vi sembra troppo il prezzo, perché effettivamente ragazzi, ora, pensandoci bene, noi abbiamo di budget 10 milioni. Ne prenderemo la metà per comprare Caldirola. È un ottimo giocatore, però ci parte metà budget, il che vorrebbe dire che può essere sicuramente un po' più limitati per quanto riguarda gli attaccanti e il centrocampista, perché almeno un centrocampista, raga, dobbiamo comprarlo. Quindi vorrebbe dire appunto essere un pochino più limitati. Ma soprattutto fatemi sapere anche per i terzi sinistri, ovvero per Dell'Orco e Martella, chi dei due andare a prendere. Io, raga, ve l'ho detto,
Secondo me ci conviene di più dell'orco, così ci miglioriamo assolutamente in attacco, perché prendere due giovani da far crescere là davanti, raga, secondo me è meglio che avere sia Ceravolo che Calaiò. Tanto, ne giocherebbe solo uno, giocherebbe soltanto Ceravolo, Calaiò farebbe la panchina. Secondo me, raga, Calaiò fare la panchina in Serie B non ha senso, non ha senso. Quindi, secondo me è meglio vendere, cioè meglio prendere dell'orco, però dovesse aprire Martella, andiamo a prendere il grande Bruno. E quindi, appunto, ragazzi, direi che il video per oggi possa finire qua. Come sempre, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere un po' cosa ne pensate di questo acquisto di Pinzoglio. Consigliate, spolliciate, condividete, fate quello che volete, ragazzi. Tanto ormai le cose le sapete, quelle che dico sempre a fine video. E dunque, direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!